Parto innanzitutto dal fatto che c'è grande dispiacere, non soltanto per la sconfitta, ma principalmente per aver deluso i nostri supporters, che oggi sono corsi numerosissimi, no? E dunque non essere riusciti a regalare loro una vittoria è una cosa che chiaramente ci dispiace molto, come dicevo prima, però bisogna anche riconoscere il fatto che stasera la Fortitudo ha sempre avuto, per qualche verso e per qualche motivo, l'inerzia della partita, della gara. E secondo me poi bisogna anche capire che probabilmente a questo livello un processo di crescita passa anche attraverso delle sconfitte come quella di stasera. Cioè, io ritengo che se siamo delle persone intelligenti, ritengo che lo siamo, a cominciare dai ragazzi, a finire a tutto lo staff, eccetera, eccetera, stasera abbiamo imparato molto, no? Su come bisogna poi dopo realmente dimostrarsi di livello top per questo campionato qua. E allora io penso che capito questo, e abbiamo ancora del margine, e sono sicuro che la squadra continuerà a crescere. Io personalmente ci credo molto, e insieme a me credo che i ragazzi stessi ci credono molto. Dunque il futuro lo vedo davanti a noi molto positivo. Poi dobbiamo continuare certamente a pensare gara dopo gara, e alla fine del mese di febbraio, guardando la classifica, cercheremo di capire realmente che cosa potremmo dire e potremmo fare in questa stagione. Per quello che riguarda la gara, secondo me la difesa della Fortitudo ci ha messo in oggettiva difficoltà, ci ha quasi messo sempre fuori dai giochi, ci ha rotto costantemente il timing delle nostre situazioni, ma anche le nostre spaziature, oltre al fatto che ha lavorato molto bene rallentando molto la nostra circolazione di palla, cosa che secondo me nelle ultime uscite invece era stato probabilmente il nostro punto di forza, ecco. Questa cosa qui l'abbiamo subita molto, e viceversa non siamo riusciti difensivamente un po' a mettere il cappio a Bologna, e la somma di queste due cose ha prodotto una partita dove basta guardare i parziali, siamo stati regolarmente sotto, no, nel punteggio, non siamo riusciti a vincere neanche un parziale, ed è per questa ragione che dico che appunto sono di quelle partite, secondo me, che prese nella maniera giusta servono a crescere, e sono convinto che questa sia una partita di queste, e questo è. Dunque il dispiacere c'è, però siamo pronti a rifarci, dobbiamo continuare, come dicevo prima, a pensare una partita alla volta, e poi vediamo. È una partita segnata dalla squadra, per squadra intendo lo sforzo difensivo nel credere al piano partita e l'esecuzione di conseguenza, lo sforzo difensivo di squadra intendo una distribuzione offensiva che ci porta 5 giocatori in doppia cifra, e quando si parla di squadra si deve pensare alla somma dei singoli che pensano di squadra e che tutti, e sottolineo tutti, sono pronti a fare qualcosa per il fine e per il bene della squadra. E quindi c'è un merito di ogni singolo che va esaltato all'interno del gruppo squadra. Questo credo che sia la fotografia della nostra partita di questa sera. Sapevamo che giocavamo contro una squadra che offensivamente nelle ultime uscite aveva prodotto più di 90 punti di media. Siamo stati lì, pronti, attenti a non concedere le cose facili. Abbiamo rischiato su alcune situazioni, ma nel senso, nel contesto della partita, abbiamo interpretato nel migliore dei modi. E offensivamente i giocatori sono stati molto sereni e tranquilli nell'andare a prendere quelli che possono essere i vantaggi. Poi è chiaro che bisogna convertire i tiri, ma la cosa importante è avere il senso dell'attacco nelle proprie mani e creare sempre il ritmo corretto di ogni singolo possesso. Quindi veramente devo fare i complimenti a ogni singolo giocatore, perché ha giocato, ha pensato, ha fatto uno sforzo dentro alla funzione squadra.